Buongiorno ragazze, come state? Allora, sto facendo colazione, l'ha appena fatta Auri, l'ho tutta cambiata, ho cambiato Filippo, Claudio è al lavoro. Adesso Aurora sta vedendo i cartoni, Filippo sta buono nella sua culletta, non diciamolo troppo ad alta voce, sennò ora urla, quindi io mi appropinquerei a editare. Ieri non vi ho messo nessun video, voi subito, e lei tutto bene, ma siete fantastiche. Ma in realtà non c'è stato nulla di che, semplicemente non sono riuscita coi tempi. Comunque, volevo fare la lavastoviglie, l'ho già svuotata, come vedete è aperta, ma purtroppo non c'ho il sale, l'ho lasciato in macchina da betta, l'altra busta di risparmio casa, che era quella un po' più succulenta, e quindi quando oggi, se mi vedo con lei, la prendo, posso farla, e altrimenti, insomma, l'andrò a prendere Claudio pomeriggio e la farò pomeriggio. Ragazzi, sono uscita, in realtà mi sono truccata proprio poco poco, ho messo un po' di brush, correttore e gloss, e sto aspettando mia sorella, c'è cioè Aurora e Filippo con me. Oggi andiamo a un centro commerciale Tiburtino. Io non ci sono mai andata. Ho messo le quattro frecce, ma in realtà, ragazzi, sono parcheggiata. Le ho messe solamente per fargliele vedere a mia sorella. E nulla, la sto aspettando. Ovviamente andiamo con due macchine perché siamo troppi. Perché oggi i bimbi non vanno a scuola e perché è chiusa. E quindi niente, la sto aspettando così almeno andiamo. C'è uno che mi ha passato un pelo, scusa se mi sono azzittata. Comunque niente, praticamente sto aspettando perché andiamo a questo centro commerciale che c'ho il buono che ci ha regalato il collega di Claudio, così lo andiamo a spendere e poi c'è un negozio che piace tanto a Valerio e quindi almeno uniamo l'utile al dilettevole. Poi è poco frequentato, per cui insomma siamo anche solo io e mia sorella con 5 bimbi, vabbè diciamo 4, Valerio è un po' più grande, ubbidisce. Aspetta amore, finisco una cosa e poi ti ascolto. E abbiamo un po' l'ansia perché è la prima volta che usciamo tutti insieme. I neonati comunque sapete che richiedono attenzioni. E lo stesso anche Valerio, cioè Edoardo e Aurora. Quindi è la prima volta che usciamo tutti insieme. Abbiamo un po' l'ansia e abbiamo scelto questo centro commerciale sia perché il tempo non è dei migliori e sia perché è poco frequentato. Almeno insomma riusciamo magari a gestirli meglio. Dimmi, amore. Ah, non sono arrabbiata, amore. Sei bravissima oggi. Glielo dico pure a papà. Ragazzi, si sono uniti, eccoci, siamo arrivati. Che bello. Squadra. Sì, siamo più bambini che adulti. Guarda, guarda. Eccole. Praticamente loro li perdiamo così. Valerio si è fatto grande, è andato praticamente a vedere libri. Mia figlia si è fermata alla vetrina dell'atun, si vede che è proprio mia figlia. Che ti piace qui, amore? Il coniglietto, vero? La gallinella, poi ci sta l'orsetto. Come quale? Stanno su o Dodò? Là? Eh sì. Ragazzi, ci siamo fermati per un piccolo break. Io e Betta il caffè, guardate loro. Patatine, tramezzino, è vero? E il succo. Ragazzi, siamo al negozio di animali e loro non hanno No, di capito giocattoli per bambini. che quello è per gatti, è un topolino quello. Comunque, guardate chi c'è qui, che è sveglia oggi. E qui c'è Filippo che ride come sempre. Vi piacciono questi pesciolini? Come quali, Tutti. tutti? Guarda, questo è, ma non si muove. Guarda anche No, questo, si è fa finta che appoggiato. sia mimetizzato, fa finta, hai visto? Che carino, quello è piccolo piccolo, vero? Sono tanti. Mi spieghi perché sei voluta venire qua? Per Dai, ma stare fai... 40 minuti così? No, no, mi vedono i pescetti, poi andiamo. Sono piccoli piccoli. Quelli sono i pesciolini di Isabella e Filippo, piccoli piccoli piccoli, vero? Ti piacciono? Eh sì, pure quelli. E quelli? Lì mi sa non c'è nessuno, vero? E qua? Qua sì. Guarda, ci sono le rane! Le ranette! Ti piacciono le rane, Auri? Blup, blup. Oh, si apre. Si apre. Che c'è dentro? Boh.
Oddio, ma questo che c'ha gli occhi illuminati? Madonna. Sì, è vero. Bloop. Bloop. È vero, è vero. Bloop. Si apre il forziere, Auri? Sì, aspetta, si apre. Ma una statua. Eh sì, sta immobile come una statua. Quello è un pesce pulitore. Questo acquario si chiama Mudè. Tartaruga ninja. Ci sono le tartarughe ninja? Ma guarda quante. Queste sono quelle di terra e poi ci sono quelle di acqua, vero? Guarda un po', questa sta venendo da voi. Ciao bimbi. Viene da te, sì. Invece quell'altra sta mangiando l'insalata. Quell'altra è diabete, vedi? No, vabbè, ma chi sono si quelle? Sì, vabbè. E come se vabbè, sono papere, sono vere, che non vedi che si muove? Ciao paperotte. Sì, sono vere, caro. Io mi ci sto appoggiando. Guardate quanti pescioni grandi. Vai Edo, guardiamoli da qua. Oddio. E le paperelle, le cavie, i coniglietti, che belli. Ti piacciono? Aurora sta prendendo i biscottini per Kira e whisky. Ecco fatto, 3, andiamoli a pagare. Forse 4, 2 per 1. In tutto ciò Valerio stava per far record. Quasi, vale. Aurora è pronta per andare sulle giostrine, vero? Stiamo aspettando Edoardo. Qua vuoi andare? Appena arriva Dodoino, andate insieme. Niente, abbiamo aspettato Edo, ma Edo non lo voleva fare, quindi lei è partita. Alta, alta. Ciao, Aurelina. Alta, alta. Oddio, dov'è? Dov'è? Dov'è Aurora? Dov'è? Dov'è? Ah, eccola. C'è Filippo che è in amore, eh. Filippo ti guarda, hai visto? Hai visto come va alta la sorellina? Alta, alta! E poi quando cresci ci vai pure tu. Ragazze, questo è il gioco loro, l'abbiamo chiusi dentro una tipo astronave. Un siluro. Un siluro, e li facciamo mettere a posto, vedete? Ecco qua. Questi sono i giochi educativi. Mamma mia. Loro sono pure felici. Siete pronti? L'avete messe tutte? Bravi! Siete pronti? Ne manca una, ne manca una. Siete pronti per il secondo round? Vai Aurora, spingi il pulsante. Spingete Aurora. Start. Vai, vai. Insieme, bravi. Scusate, per quale motivo? Mo' arrivano, eh. Eccoli. Ah, ok, spingete. Vai adesso. Ora adesso, niente, adesso. Io e te, beh. Via, guardateli. Quando loro giocano a casa, come ti arrivano in testa i giochi? Sì, come dai, andiamo a prendere le costruzioni. Che avete vinto all'aria giochi? Il bracciale luminoso. Fammelo un po' vedere. Wow, di Bing. E tu? Wow, anche tu di Bing. Senti, allora, ma che fai? Lo annusi? Sì, sì. Senti, mamma ti ha comprato delle scarpe, le vuoi vedere? No vabbè ragazzi, siamo questo Conad che c'ha i mini carrelli. E adesso oggi Aurora fa la spesa, vero amore mio? Mo scegliamo cosa prendere, eh? No raga, io la amo comunque. Cioè è già pronta. Ma che sta più alla mortadella? Ragazze, guardate, è crollata anche Filippo. Sto praticamente quasi sotto casa, devo solo trovare posto. Sono piena di buste, siccome Claudio sta arrivando ho detto mi fermo un attimo e così mi raggiunge e mi aiuta, perché tutti e due che dormono non so come fare a sollevarli. Siccome lei ha bisogno di dormire, visto che dopo riusciamo, andiamo al cinema con Alice e Edoardo e la voglio far dormire, poi dobbiamo andare a prendere la sorella di chi? Claudio, Checca, e quindi insomma ha bisogno di dormire. Se io la prendo, cioè prendo lui, a lei la devo svegliare. Sto capendo se ho capello bianco, ma no, questo sì, e non mi va perché appunto, ripeto, ho bisogno di dormire e poi sono piena di buste, quindi mi serve per forza la sua mano. Per fortuna sta arrivando, anche perché io ho l'ansia di lasciarla in macchina, quindi non so, ditemi voi se sono la sola anche per 3 secondi che sta sotto casa, ma non ce la faccio, quindi lo aspetto.
Eccomi, sono a casa, mi sono appena vista con la vicina che mi ha dato questo mille foglie con gocce di cioccolato. Mamma mia, ragazze, non vedo l'ora di mangiarlo, non ho neanche pranzato, quindi adesso proprio è capitato a fagiolo. E sto aspettando Claudio che mi è andato a prendere le buste in macchina, perché io ho portato Filippo, lui e Aurora, e mi è andato a prendere le buste. Comunque il figlio ha fatto 18 anni, penso sia un'emozione grandissima, e niente, era molto felice, ha detto mio figlio è responsabile, quindi siamo molto contenti e sono veramente felice. Poi ieri li ho visti, erano tutti preparati a festa, ovviamente sono andati a fare un party, insomma molto molto tutti eleganti, bellissimi e profumosi. Gli ho detto complimenti a tutti perché erano veramente deliziosi, e appunto lei, Lucia, mi ha dato la torta. Ora me la mangio, ma cioè, dall'aspetto 10, e poi vi faccio vedere lo shopping che ho fatto sia di Risparmio Casa, sia del Conad, e sia da Primigi. Vi faccio vedere allora la spesa che ha fatto principalmente Aurora. Io faccio un caffè, raga, ciao. Ha preso le fragole, e ottime, io ci vado pazza, quindi gli ho detto prendile. Poi si è presa è bellissimo gli yogurt, questi qua, Mumu. Poi si è presa queste, le gocce al cocco, che tanto viene pure la sorella e non le mangia mai queste cose, quindi almeno le assaggia. Siccome poi ci vediamo con i parenti, voglio fare la torta, e quindi ho pensato di fare quella che ha fatto mia sorella, pan di stelle. Quindi ho comprato le pandistelle, 5 euro dei biscotti, raga. Comunque qualcuno ci ha criticato perché portiamo loro a fare la spesa e la facciamo giocare a fare la spesa. Invece è una cosa di Montessori, ho letto. Quindi io la vedo divertente, lei si sente partecipe, poi ovviamente non è che gli facciamo comprare tutto quello che vuole, però vabbè, ovvio, qualche sfizio, qualcosa, tipo quando vuole gli yogurt li prende lei, li sceglie lei, secondo me non è sbagliato, poi E comunque poi la panna, questa qua ho preso, che serve per la torta, e il latte, e basta. Questa è la spesa del Conad. Poi in realtà quella grossa la dobbiamo ancora fare, ma penso che ormai non la faremo. Comunque allora ieri da Risparmio Casa ho preso poi i pannolini per Aurora, questo pacco qua convenienza, perché sinceramente sono 40 della taglia 6, invece del Sole e Luna, quelli che ho preso Filippo, erano 20 allo stesso prezzo. Quindi per la lavatrice ho trovato a un euro e qualcosa, questo qua della Valido, non mi ci sono trovata male, quindi li ho ripresi. Poi ho preso carta igienica, che serve sempre, il sale per la lavastoviglie, io mi trovo benissimo con questo che costa 50 centesimi di Risparmio Casa. Vabbè, in omaggio c'era una mascherina. Poi ho comprato queste che non so che fine fanno, si rompono sempre le mollette. Poi il mio smacchiatore preferito, omino bianco, che con Claudio, Aurora e Filippo è necessario. Anzi, fondamentale. Vi posso dire la verità, Aurora e Claudio, perché Filippo non fa mai rigurgito, non fa mai niente, non si macchia. Deve ancora iniziare lo svezzamento. Poi ho preso zero calcare, questo qua della Lisoform. Poi mia sorella mi ha detto che questo è fantastico per profumare il WC. Io non so perché ho problemi con tutti i WC, l'abbiamo cambiato da poco, forse neanche 3 mesi. A me, io sento sempre odori, raga, secondo me è il post gravidanza. Comunque ho preso DAC, questo qua che sa di oceano, e praticamente è una cosa che tu spingi e vai a inserire nella tavoletta tipo in gel. Poi queste che servono sempre, le salviettine. Infine, chi pulisce più di Santa Claus? Ah. Che dite, sono brava, mi piano? Poi invece da Primigi ho comprato... Ah, qua ci stanno le cose che ho comprato Aurora per Kira e Whisky. Allora, per Kira gli diamo questo, il Jumbo. Mentre per Whisky ha preso 2 biscotti e uno per Kira, questi qua con i cuoricini, dovrebbero essere alla frutta. Li ho pagati tipo 80 centesimi l'uno, insomma. Poi da Primigi ero andata per Filippo, ma alla fine per Filippo non c'erano nulla in offerta, e quindi ho preso 2 scarpe per Aurora, e ho pensato di prendere 2 sandaletti, tanto lei li rovina tutti, cioè si sa, ovviamente in estate
con il sole, andando al parco, eccetera, eccetera, si rovinano. E quindi ne ho presi due a 17 euro, quindi veramente poco. Di primigi sono tutti quelli che hanno veramente dentro tutto foderato. Mi piace tanto a me primigi come brand per le scarpe. Ho preso un sandaletto così che terrò incolume fino al battesimo di Federico. E poi quest'altra invece che già le ha volute mettere, infatti sono sporche, ora mi vado a lavare le mani, ve le ho lasciate appunto per ultime, si è voluta levare le sue, sono questi sandaletti qua rosa con il fiore che lei dice che sono da principessa. E basta, questo è quanto, adesso sistemo tutto e poi vado a mettere a posto, sbrigandomi perché i bimbi dormono, e poi andiamo a prendere la sorella, mi trucco e vado al cinema stasera, insomma andiamo tutti al cinema. Ragazze, mi sono truccata al volo, tra l'altro credo di essermi fatta la riga d'eyeliner un po' stortina, però ho avuto poco tempo e ho editato e poi niente, mi sono messa a prepararmi, a truccarmi, quindi tutto al volo, poi c'era Filippo, l'ho allattato, insomma, e capite, e praticamente niente, stiamo andando a prendere la sorella. Claudio si è un attimo fermato in pasticceria perché vogliamo fare, domani siamo stati invitati da i suoi colleghi, però questa volta finalmente a casa, quindi sarà più facile gestire i bimbi, poi c'è anche la sorella di Claudio che ci dà una mano, per cui insomma più rilassante. E in pratica andiamo appunto a casa di uno dei suoi colleghi e quindi gli vuole far fare una torta con la loro immagine tutti insieme e vuole chiedere se stampano l'ostia, quindi stampa l'ostia e prendiamo la torta appunto da portare a cena. È divertente perché sono loro quattro colleghi, tutti in modo divertente, insomma è stato fatto un collage da mia cognata e quindi niente, mi fa ridere la cosa. Poi andiamo a prenderla, che in realtà purtroppo è in ritardo, quindi io spero che il ritardo non sia ancora più grande, se no non riusciamo ad andare al cinema con Eauri, ci teneva tanto, e incrociamo le dita e quindi poi ci dirigiamo a Massimo. Aspettano già Edoardo e Alice che andiamo al Mac, si prendono le Happy Meal, vero amore? Con la sorpresa, e poi vanno a vedere appunto con Foodpanda. Sei contenta amore? Zia presa, vero? E adesso andiamo da Alice. Aurora ha voluto i sandaletti nuovi e gli dobbiamo dare l'uovo che sta qui, è vero? Glielo dai l'uovo di Pasqua? Sì, col ciuccio poi capite tutto, immagino. Guardate Claudio. Mamma mia. Tanto io lavo, eh. No, che mo faccio? Fabrizio mi voleva fregare, raga. Mi ha detto mi devi da 20 euro del resto. E invece... Ti ho dato 20. Ora mi dà 30 del resto. Vabbè, tanto mo devo prendere i popcorn. E beh, che fa? Ho pagato con la mia carta, mi rubi i soldi, te. Amore, è buono il Mac? Mangia, mangia. Ciao. Siete contenti di stare tutti insieme a vedere Kung Fu Panda? Yeah, sì. Lei sembra che si è messa il blasso rosso. C'è Aurora? Aurora? Niente. Prima hai sbattuto il naso, adesso sei caduta nella cioccolata. Oggi che hai deciso di fare a mamma? Il look sandalo estate 2024. I miei sandali. È scioccata, guarda, vuole popcorn. Lei guarda solo i popcorn. No, e allora che guardi di Valerio? Bravi, seduti vicini vicini. Oggi hai litigato Alice con Edoardo? Il mondo è pieno di cose buone. E siamo al cinema! Per chi ci crede, c'è un mondo più buono. Abbiamo steso anche i piedini. La musica è il mio pensiero fisso. Ero nato per suonare. Ragazzi, comunque adesso li abbiamo liberati tutti al cinema. E noi stiamo qua mangiando, cioè dobbiamo ancora iniziare in realtà. Non sono ancora liberate però. A noi non sono ancora liberate. Maestro Shifu comunque non ho capito perché sta qui. Purella. Purella. Comunque c'è, cioè, io le ho
servite e riverite. Guardate. Ma ti hanno lasciato la mancia, non hai visto che ti hanno scalato 5 euro dalla carta? Le ho servite e riverite, pure la Coca-Cola che sono andata a portare. Grazie. Stavo pure a cascare, no, non è vero. Cioè, loro hanno mandato l'unica con la gamba di legno a prendere da mangiare, vi rendete conto? Ma loro non lo sanno, il tuo problema all'anca? Non ci credono, cioè non credono troppo in me, ragazzi, mi hanno messo proprio alla prova. È finito il primo tempo, vero papà? Ma adesso riprende il secondo, papà. Continua il film. Continua il film. Ma ti piace Kung Fu Panda? E come fa? Come fa? Fammi vedere come fa. Pupu Panda, due stelle. Brava! No, si sta seduta, papino, eh. Sdraiata si sta. Che stai mangiando? I popcorn? Sì. Oh, sì. Auri, stai seduta. No. Sì, adesso comincia sì, il film. Amore, adesso ricomincia il film. Poi c'è lui là, che si è fatto almeno mezz'oretta. No, ancora non ho dormito. Ancora no. Queste poltrone. Comunque ragazzi, le poltrone sono alla fine. Buongiorno ragazze, come state? Allora, non avevo concluso il vlog, ma tanto lo sapete che non li concludo mai, il giorno stesso è raro. Comunque niente, siamo andati al cinema, abbiamo visto Kung Fu Panda, cioè hanno visto Kung Fu Panda 4, noi ci siamo messi alla fine a chiacchierare, non abbiamo fatto giri di nessun tipo e è stata comunque una serata molto piacevole e è bello uscire con persone che hanno, diciamo, le tue stesse esigenze, quindi di allattare, bimbi piccoli e quant'altro. Su questo devo dire la verità, ci siamo tantissimo trovati. Io volevo andarlo a vedere Kung Fu Panda 4 perché a me piace tantissimo la serie di Kung Fu Panda e insomma la serie, nel senso l'1, il 2, il 3. Scusate questi rumori di Trapano, spero poi in fase di editing che non vi diano più di troppo fastidio, stanno facendo i lavori nella casa di fronte e quindi purtroppo si sentono. Allora, ha smesso, vediamo se riusciamo a farlo senza interruzioni di drrr. Molte di voi ultimamente hanno tantissima curiosità che secondo me diventa anche un pochino pesante per me che la ricevo e comunque sembra un po' una morbosità più che curiosità e, perché io quando conosco un'amica sinceramente non le vado a fare i conti in tasca, sinceramente non le vado a dire, che ne so, quanto paghi di affitto, come paghi, cioè ci deve essere un minimo di confidenza che sì, ok, c'è chi mi segue da tanto tempo, chi mi segue da tanti anni, quindi posso capire che c'ha questa curiosità, ma alla fine io penso che se non ti rispondo, se non lo dico, c'è anche una motivazione dietro che spesso non mi va di dire perché coinvolge altre persone o semplicemente magari perché non mi va che mi si fanno più di tanto i conti in tasca, perché mi sono anche un po' scocciata di questa cosa, vi dico la verità. Io sono sempre stata molto onesta, no? Quando ho ricevuto un prodotto gratis lo dico, quando vengo retribuita che è una quando è una sponsorizzazione lo dico, quindi mi dà anche un po' fastidio poi che si va oltre. Addirittura una mi ha fatto il calcolo di quante volte vado al ristorante, quanto posso spendere per 4 persone, come se Filippo mangiasse, vabbè, insomma si va secondo me un po' oltre, ecco, quello che è un video, un passatempo e quant'altro. Allora partiamo da questa casa, perché me ne vado? Perché questa casa non è solamente mia, era di mio padre, quindi è passata agli eredi e l'erede non sono solo io, di conseguenza non decido solo io e quindi per un bene comune abbiamo deciso che purtroppo dobbiamo salutarla. Abbiamo valutato diverse ipotesi e questa è quella più plausibile. Purtroppo me ne vado a malincuore, quindi anche ogni volta che mi dite ma perché te ne vai, quella casa è bella, lo so, da me non me ne vorrei andare, io qui lascerò un pezzo di cuore e anche Claudio cerco sempre di rimandare il più possibile il trasferimento, perché andarmene da qui significa in un certo senso non lo so, chiudere le porte di quella che è stata tutta la mia vita da quasi 10 anni, 8 anni diciamo, quindi per me è chiudere un capitolo di vita e è pesante, quindi non serve tutte le volte dirmi che bella casa, perché te ne vai, ma non puoi stare lì, se potevo ci stavo, è logico, è matematica, è non lo so, 1 più 1, quindi ogni volta rimangare questa cosa a me fa male. Io onestamente
vorrei stare qui, ma non si può, e quindi spero che non continuiate, ecco, a mettere il coltello nella piaga, ecco, diciamo così. Al di là di questa casa, quindi me ne devo andare perché non sono l'unica, ok. Poi vado in un'altra casa. In un'altra casa non ho specificato se vado in affitto, se è mia, se i lavori sono stati pagati dal proprietario o a metà e metà, se saranno scalati sull'affitto. Non ho specificato nulla. A me ho solamente specificato che questa casa sarà davanti alla casa di mia sorella e quindi starò più vicina. Ci daremo una mano a vicenda, siamo entrambe nella stessa situazione e abbiamo reputato, io e Claudio, che comunque, essendo l'unica, diciamo, che mi dà una mano con i bimbi, è la soluzione migliore in questo momento e in questo nostro percorso di vita insieme. La casa è più piccola, ci consentirà quindi di poter mettere da parte per questi 2-3 anni che rimarremo lì dei soldini, essendo appunto piccola costa meno. E poi un domani di prendere un mutuo qualora io abbia riesca appunto ad avere un lavoro, o comunque anche col suo lavoro magari uno prende un mutuo più basso in base alla sua copertura o comunque per più tempo. E in questo momento stiamo aspettando, uno, che i tassi si abbassano, due, ne approfittiamo di stare vicino a mia sorella, e tre, ne approfittiamo perché i bimbi sono piccoli e non hanno necessità di avere una loro stanza. Molti di voi hanno detto: no, ma 45 metri quadri dove vi mettete? I bambini ne risentono. I bambini non ne risentono, nel senso che comunque io li porto sempre al parco, come avete visto esco spesso, quindi comunque non stanno a casa, diciamo, dalle 7 di sera, e per dormire dormono comunque nel loro lettino, nella next to me uno e l'altra nel suo lettino accanto al nostro letto. Abbiamo previsto un divano letto nel quale, se vorranno, andranno a dormire o andremo noi e loro rimarranno nella camera, per non far pesare questa cosa. Ma ripeto, è comunque tutta, cioè siamo noi grandi che abbiamo più che altro questa concezione. I bambini, dove stanno, dove c'è amore, stanno bene. Quindi ecco, ci tenevo tantissimo a dire questa cosa. È ovvio che non è una soluzione definitiva ed è ovvio che è momentanea, ma se ci dobbiamo adattare e fare un sacrificio, lo facciamo per il nostro futuro. Ecco, questo volevo specificare. Ora, detto questo, che vi interessa sapere quanto pago di affitto, quanto pago? Nulla, voi dovreste solo dire: sarete bene perché vi amate, siete una famiglia unita, supererete anche questa. Ecco, di questo ho bisogno, non di sentirmi dire: ma mangerai pane e acqua per pagare le spese, ma il mutuo, no. No, ragazze, no, ho bisogno solo di questo. Detto questo, aspettiamo appunto che i mutui scendano, ecco perché si parla dei 2-3 anni. Li ho quantificati io momentaneamente, ovviamente potranno essere un 2 più 2, quindi 4 anni, potrà essere un 3 più 2, non lo so, ovviamente. Può essere che domani vinco al Superenalotto, faccio 3 milioni di euro e ci rimango manco 2 giorni, manco ce vado. Insomma, è tutto in balia del se trovo lavoro, se i tassi di mutuo si abbassano. Ci sono tante cose in ballo, ecco, non so un'annata precisa, sono io che nella mia testa ho stabilito questo, ma non c'è nessun vincolo, diciamo, da questo punto di vista. Detto questo, vi saluterei, spero di avervi tenuto compagnia, spero di aver risposto in maniera, non voglio sembrare arrogante, ecco, questa è l'unica cosa che mi dispiacerebbe, però ecco, vorrei aver chiarito alcuni punti, ecco, quindi spero almeno in questo di esserci riuscita. Detto questo, ci vediamo domani con un nuovo video.